In occasione del Santo Natale, Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero, vescovo della diocesi di Vallo della Lucania, ha voluto inviare gli auguri di Natale ai telespettatori di Cilento Channel. Care sorelle, cari fratelli, la festa del Natale del Signore Gesù quest'anno ci trova tutti spiazzati a causa della pandemia da coronavirus. È vero, ci sembra di vivere un incubo interminabile. L'emergenza sembra non finire mai. Tuttavia, il giorno della nascita di Gesù ci ricorda una speranza, una luce che brilla nella notte, anche nella notte della pandemia nella quale ci troviamo. Più che mai dobbiamo cercare la forza spirituale per reagire alla tristezza, al pensare solo a se stessi, convinti magari che siano solo gli altri a sbagliare. Solo in Gesù, che è nato nella notte del mondo, possiamo trovare questa forza spirituale che ci permette di riprendere il cammino. È Gesù la luce che rischiara le tenebre. È Lui la stella che guida il cammino di chi cerca la pace. È Gesù la speranza che sostiene chi si sta preoccupando di curare le persone toccate dal coronavirus. È Lui il medico celeste che illumina l'abnegazione di chi governa e si impegna nella tutela della salute pubblica, del lavoro e dei poveri. Cari amici, vi invito a non abbassare la guardia e ad attingere al Natale di Gesù Cristo la forza per guardare con speranza oltre questo buio che stiamo vivendo, perché è Lui solo che può rinvigorire in tutti noi la forza, l'impegno, la fraternità e l'amore. Un augurio speciale a quanti in questo tempo di pandemia, particolarmente nel territorio della nostra diocesi di Vallo della Lucania, si stanno prendendo cura degli altri con impegno, professionalità e senza risparmiarsi. Penso a tutti voi, medici, infermieri e personale ospedaliero. Penso a voi, amministratori della cosa pubblica, a voi, forze dell'ordine. Penso a tutti voi volontari, sia individuali sia organizzati in associazioni. Penso particolarmente a voi volontari della Caritas diocesana e delle Caritas parrocchiali che da mesi siete luce per chi si trova a vivere nel bisogno. Penso a voi operatori della mensa dei poveri della diocesi che ogni giorno accogliete con amore tanta gente. A tutti voi un augurio speciale. Continuate a mostrare nei gesti quotidiani i valori che Cristo ha inaugurato nel mondo con la sua nascita, particolarmente quelli della solidarietà e della bellezza del dono di sé. Buon Natale a tutti voi.